La luce calda e rassicurante delle candele illumineranno le vie del borgo storico di Candelara per la 19ª edizione di una delle feste più popolari del Natale del territorio pesarese. 8 giorni, i weekend del 26 e 27 novembre, del 3 e del 4 dicembre e dall'8 all'11 dello stesso mese, vedranno il centro di Candelara illuminarsi di mercatini, spettacoli e animazioni, tra cui la preparazione di candele con cera d'api come avveniva nel Medioevo, ma anche sculture in ferro battuto, la via del presepe, la bottega degli Elfi, tutte attrazioni armonizzate dal suono della banda musicale formata da 35 Babbo Natale. Un'atmosfera unica grazie anche ai due spegnimenti programmati dell'illuminazione elettrica che per 30 minuti verrà sostituita dal chiarore di centinaia di candele. Noi abbiamo quella mezz'ora fantastica per cui ecco, arrivano da tutta Italia proprio per questo momento magico, perché effettivamente è già uno spettacolo solo questo, il fatto di tirar via la luce elettrica e di accendere migliaia di candele. È quello che fa in qualche modo creare quella magica atmosfera prenatalizia poi, perché tra l'altro siamo nel periodo dell'Avvento, ma già a Candelara si può respirare questa atmosfera. Ad accogliere persone, turisti e curiosi ci sarà all'ingresso la Torre dell'Avvento, formata da 4 candele giganti, che rappresentano ognuna un tema diverso legato alle domeniche che precedono il Natale, e ad ogni weekend ne verrà accesa una. Le giornate migliori, soprattutto per i dintorni e i pesaresi in particolare, saranno sicuramente le giornate del sabato, e facciamo anche un ponte particolare 9 e 10, dove appunto ecco, consigliamo ai pesaresi di utilizzare anche le nostre navette, perché anche questo è un servizio splendido, perché riusciamo a garantire gratuitamente, tra l'altro, ogni 30 minuti il passaggio di queste navette dalle 10 alle 20 della sera.